Aspetta un vento la prima strafiosa, sono arrivate a Padova, le abbiamo accolte, la prima proveniente da Ferrara col gruppo I Veri Eroi Siamo Noi, qualcosa del genere, per cui sono ben accolti qui a Padova e sono il gruppo che promuove l'attività della ASLA, l'associazione contro per la lotta contro la sclerosi multipla laterale amiotrofica SLA, e loro sono con noi. Abbiamo da raccogliere delle offerte, con 2 euro aiutateci a raccogliere dei fondi per la ASLA, e poi siamo qui anche per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Abbiamo un'altra staffetta della FIASP che va verso Trieste, ha fatto tappa qui a Padova, che noi accogliamo altrettanto in maniera calorosa, e per l'occasione abbiamo l'ANA, gli alpini di Padova, che precederanno tutto il gruppone con l'inno italiano per appunto ricordare l'Unità d'Italia. Respira! Facciamo una piccola corsetta sul posto, eh? Atletica ha voluto promuovere assieme a tutti gli altri amici questo gruppo Veri Eroi, questa maratona per ricordare questa SLA. Oggi è la giornata mondiale della SLA, abbiamo la fortuna di averli a Padova. Per loro e per gli amici dei 150 anni d'Italia abbiamo spostato al mercoledì poi per Padova, quindi è un evento eccezionale per noi. Vorrei che tu facessi un saluto ai tuoi amici sportivi. Io ringrazio tutti, abbiamo avuto l'onore di arrivare qui a Padova con un'incredibile accoglienza, perché abbiamo terminato l'ultima maratona di 770 km in 11 giorni. Siamo partiti da Parma, siamo scesi a Perugia e siamo risaliti a Padova. Abbiamo fatto una media di 55-70 km al giorno di corsa per arrivare qui oggi e trovare una meraviglia del genere. Non posso chiedere di meglio, io vi ringrazio. Tutto questo lo facciamo per una causa nobile. Noi vogliamo che i malati di Milano acquistino la dignità. È assolutamente giusto che sia così. Noi non vogliamo fare girare l'Italia per raccogliere soldi, noi vogliamo rimuovere le coscienze delle persone, perché se loro sono qui davanti, noi abbiamo il dovere di essere ancora davanti a loro. Grazie a voi. Bravo! Vi dico che una malattia neurologica grave, che una malattia cosiddetta rara, ma qui a Padova noi seguiamo oltre 300 pazienti, e vogliamo che questi pazienti abbiano un equipaggio con dietisti, fisioterapisti, medici che li possano seguire in tutte le fasi della loro malattia. Quindi non solo una dignità come persone, ma una dignità anche come ammalati. Grazie professore. Ci siamo noi! Bene! Nel 6 è tornata Rosanna, contessa italiana di questa campestre, assieme agli altri grandi atleti che abbiamo sempre. Yeah! Solo le mani, voi ragazzi, siete sempre nelle foto in giro. Bravi, grazie anche a voi, so che molti sono venuti anche alla Run for Children, anche se siete da Cagliari. E quanto forte correte? Bene, allora, grazie.